Prima di iniziare col video vi invito a premere la campanella in alto a destra per rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno sul canale. Buona visione! Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo quinto episodio della Destiny Challenge Pokémon Rosso. Quest'oggi ragazzi andremo verso Aranciopoli, affronteremo sia la palestra che la MN Anna e poi ragazzi si vedrà come se ne uscirà da tutto ciò. Lo scorso episodio abbiamo superato il ponte Pepita, siamo andati da Bill e abbiamo ottenuto per questo episodio un Pokémon bonus e uno strumento a nostra scelta. Il Pokémon perché non siamo morti per l'intero episodio e lo strumento a scelta perché abbiamo battuto il nostro rivale, ossia Gary. Detto ciò ragazzi, direi di non perderci in ulteriori indugi. Lo strumento non l'ho ancora preso, lo vedrete appena inserirò anche il Pokémon e l'ho già deciso. Poi, come ho detto, vedrete. Andiamo a prendere le nostre applicazioni non paganti e andiamo a vedere che numero ci uscirà per il Pokémon che andremo a prendere. Allora, se il mio telefono non decidesse di impazzire, mi sta aprendo fine... Da... Oh, ce l'ho fatta, miracolo. Dicevo, mi avete detto, ragazzi, di farvi vedere per l'appunto il numero che viene fuori. E quindi, ragazzi, spero che si veda 57. Andiamo subito sul Pokédex a vedere che numero è, che Pokémon è il numero 57. Padre, figlio, Spirito Santo, non un cesso di merda perché è sclero. Attenzione, Primeape, va bene, allora, Pokémon buoni non ce ne capitano. Primeape comunque ci può stare anche se lo odio. Comunque, 3, 2, 1... E ok ragazzi, ecco qui il nostro Primeape livello 23, quindi 3 livelli sotto il peggiore della squadra. Abbiamo delle statistiche abbastanza buone, abbiamo queste mosse qui, sono a raggio, riccio, scudo, fuoco, bomba e bagliore, potevano essere migliori come potevano essere più schifose. Come strumento ragazzi, sotto vostro consiglio, ho scelto il distributore di esperienza, che non so bene come si usi, però so che in un qualche modo funziona, quindi lo scopriremo. Penso che tipo sia da fare in battaglia, non ne sono sicuro, ma vedremo. Direi di mettere davanti ragazzi il nostro Prime EPD, avviarci verso Aranciopoli. Mi raccomando ragazzi, se la serie continua a piacervi, lasciate sempre tantissimi mi piace per vedere sempre più episodi. Iniziamo a ribaltare questa recluta ragazzi. Ok, diciamo che speravo andasse un po' meglio. Oddio che culo, madonna, era paralizzato fino alla vita. Eccolo qua ragazzi, il distributore esperienza funziona così ragazzi. Distribuisce l'esperienza a tutti i nostri Pokémon. In questo modo ragazzi è tipo il condividi esperienza di sesta generazione. In questo modo ragazzi potremo sicuramente, diciamo, aumentare i nostri livelli a dismisura, visto che ne abbiamo bisogno in questo momento. Grazie. Olè, perfetto, abbiamo battuto la recluta. Torniamo indietro a curarci che abbiamo preso delle botte da una recluta. Io non oso immaginare come andrà a finire. Se abbiamo preso botte da una recluta contro Lead Surge finisce malissimo. Allora, dai, avviamoci verso Aranciopoli. Signor Primeape, lei deve combattere un po' meglio. Lo sa. Quanto ho sempre... Fin da piccolo, quel gradino lì. Mannaggia, la macumba gli faccio, la macumba. Ok, perfetto, qua volendo c'è una pensione, però noi non la utilizzeremo. Se non sbaglio non c'erano strumenti particolari in queste zone, quindi direi di andare qua sotto e di andare molto velocemente nell'altra parte della regione, che tipo io ho sempre considerato una Zafferanopoli. Poi in questa parte qua iniziamo un'altra regione. Sì, c'ho delle idee tutte mie. Fuoco bomba, dai, forza. Allora, per fortuna che abbiamo fuoco bomba, raga, perché sennò questo Pokémon era da buttare letteralmente. Eccolo qua il distributore esperienza, guardate che figata, raga. Lacerazione, grazie, un amico, guarda, un amico, ma di quelli che... Oh Cristo, aspetta, devo switchare per forza, mandiamo Wigglytuff, vai, combatti tu. Beh, bello, minchia, stavo già morendo. Velo in polvere, dai, non ci voglio, vai, usiamo troppo. Questa serie andrà a rotoli, ma tipo tanto a rotoli. Ok, perfetto, questo è andato giù per fortuna. Ok, ci metteremo 400 anni per battere gli allenatori perché ci saranno tutti i messaggi dell'esperienza. Però almeno ci sarà utile, allora. Primeape sta già... Primeape è vergognoso, raga. Hashtag Primeape vergognati. Madonna che tristezza. Tra l'altro, oh, vediamo quante pozioni ho. Ok, ne ho 8, quindi direi di iniziare a drogare Primeape perché altrimenti non ce la facciamo più. Ok, perfetto, vai, affrontiamo anche questa qua. Whipping, minchia, fuoco.
Io non capisco perché sono ancora in vita. Attacco rapido, Sonic. No, Sonic, un raga, che schifo, tumore. Muori, ole, perfetto. Questo chi è? Questo chi... Allora, in questa serie mi pigliano per il culo. Allora, perché tu hai... Perché aveva Whipping Bell e poi Victory Bell? Voglio una spiegazione logica a tutto ciò. Non sei un super qua... Cos'è che ha detto? Ah, sussurro, ho letto... Ho letto una cosa... Avevo letto una cosa poco family friendly. Vi sfido qua sotto nei commenti a scoprire che cosa ho letto. Però fa niente. Ok, perfetto. Morto Psyduck, raga. Primeape non sale, mi sto cagando addosso, ve lo giuro. Vabbè che c'è il condividi esperienza, quindi è normale, però... Ma tipo che è anche disattivabile. Com'è che funziona? Cioè, non ne ho idea. Perché tua madre... Beppe, dai! Non puoi uccidermi così! Ivysaur, vai tu, ti pre... Martella... Grazie. Sta andando tutto a puttane. Perché adesso ve lo dico io perché sta andando tutto a puttane. Perché se io non riesco a far salire di livello Prime, il prossimo Pokémon sarà ancora più scarso. Un altro ditto. C'hanno la randomizzazione in questo gioco. C'ha il tumore. Guarda, questo qua ce l'ho io in squadra. Vabbè che adesso che ci penso sono 151 Pokémon. Però, cazzo, voglio dire. Elite Four, tutta sta gente molto, diciamo, come si potrebbe dire. Sta gente molto, molto poco presuntuosa in sostanza. Venonati, per Zanna muori. No, no, muori. Ok, per chi è il prossimo aiuto? Cazzo, madonna, la potenza. Cazzo ha fatto? Mi voleva mandare a cagare pure Ryan. Perfetto. Ok. Aranciopoli, non ci voglio neanche credere. È un miracolo. Non so neanche come ci sono arrivato. Mi stavano schiettando tutti i Pokémon. Primeape, ti prego, devi fare qualcosa di utile in questa società. Se no è finita. Allora, questo qua, se non sbaglio, mi dà l'amo. Prendiamolo giusto per sfizio, raga. Non ci servirà mai. Magari l'amo da pesca. Anche se comunque siamo ad Aranciopoli. Quindi, cioè, la pesca più che altro è l'arancia in questo caso. Che... Cioè, dovrebbe essere un amo da arancia, visto che siamo aranciopoli. Entriamo in sta nave, per piacere. Ok, perfetto. Tra l'altro, stavo pensando, ragazzi, che paradossalmente io, avendo taglio, potrei sbattermi nel cazzo, andare a affrontare la palestra. Penso di avere taglio, almeno. Oddio, sapete che non ne sono convinto. No, oddio, avrei put... No, ok, non c'avevo taglio, no, mi sono confuso con voi. No, allora scialla. Niente, no, sarebbe stato carino balzarci la nave per poi andare a vedere il camioncino di Mew, però evidentemente non si può fare sta cosa. Pozione max? No, mica non li avevo randomizzati gli strumenti. Cioè, si trovava davvero una pozione max qua senza un motivo apparente. Vai, forza, Prime, fammi sognare, ti prego. Roccio tomba, vai, colpisci. Fagli del male fisico, fuoco bomba. No, Primeape, no, ti prego. Non può andare avanti così sto Pokémon. Caso, non ce la farò mai. Guarda, mi sciotta tutti! Wigglytuff, muori! Ma dai, me li sta ammazzando tutti. Ma che Marowak, ma vai via. Torna da tuo figlio. Dai, ma che vita mediocre, raga. Come cazzo lo butto giù uno Snorlax? Che culo di merda, ok, perfetto. Dai, per forbecco, vai giù, muori. Olè, olè. Raga, sto soffrendo dentro. Aspettate, qua c'era una stanza che mi cura. Ho sbagliato stanza. Perfetto. No, raga, è finito. No, lasciami in campo, ti prego. Sennò se non combatte Sidra, non so chi possa. Dai, dimmi che era questa. No, non dirmi che l'hanno tolta. No, ok, sì, tu, me lo sento. No, non c'è la stanza che ti cura. Devo sempre fare... No, devo fare le navette. Che due palle. Oh, Gesù, raga, sta serie qua sta diventando pericolosa. Perché adesso c'è l'It Surge e io non ho idea di come potrò vincere. Però dettagli trascura... Sì, ce l'ho il biglietto. Me l'hai controllato due nanosecondi fa. Tra l'altro, raga, devo affrontarli tutti gli allenatori. Se no io non ce la farò mai, cioè, veramente. Oh, voi vi ho già affrontato, sì. Tu sei da affrontare, sì. Dai, Primeape, ti prego. Cerca di combinare qualcosa. Oh, grandissimo. Sì, livello 24. Sto piangendo, sangue proprio. Sto piangendo dentro. Il mio cuore c'ha le lacrime che stanno... È un segnale. È un segnale. Nei momenti di difficoltà, il divino ci viene in soccorso, ragazzi. Dai, su, olè, ce l'avevamo fatta. Minchia, 18 punti di esperienza, però è abbastanza nullo. Madonna, raga, non so quanto mi convenga avere sto strumento qua. Fatemi sapere nei commenti se secondo voi è una buona idea. Perché forse è il caso che io... Sapete cosa potrei fare? Oddio, non lo...
Perché no, il mio dubbio, raga, è che cioè Primeape ovviamente prende meno esperienza, quindi puntualmente guadagna molto meno. Quindi non sono convintissimo di sto strumento, sinceramente. Martellata, muori. Affanculo. Ma addormenta. Mi ha aperto. Raiorn, ti prego, Iperzan. Grandissimo Raiorn, sei il migliore della squadra, ti giuro, uno spettacolo. Assorbe la luce, vai, colpiscilo di nuovo, ti prego. No, dai, non ci credo. No. Oh, cazzo, non ci credo. Mi sta aprendo male. Ok. Dimmi che avevi solo lui. Ok, perfetto, ce l'abbiamo fatta. MT44, raga, adesso. Però oggi in questo episodio non so se riusciremo a battere Litsurge. Direi di no a questo punto. Provo a fare un magheggio, raga. Deposito nel mio box. Come si fa? Oddio, mi sono dimenticato, raga. Non gioco questa gen. No, non butta. Deposito un attimo il distributore di esperienza. Ma giusto un secondo. Così almeno vedo se riesco a far salire un pochino Primeape. Poi raga, quando avremo 6 Pokémon, ovviamente non andrò più a... cioè i Pokémon li andrò a mettere nel box. Quindi poi a quel punto lo potremo utilizzare, sì, questo distributore di esperienza. Però per il momento mi sembra abbastanza pericoloso, sinceramente. Allora, fermi. MT44, gelo pugno, Wigglytuff, renditi utile. Grande, così ti voglio. Ok, tra l'altro gli ho insegnato tuo nome da fuori parte. Non so se sei... no, non sei visto, perché se era fuori parte come ho fatto a vedersi, creepy, è impazzito. Ok, perfetto, allora proviamo ad andare adesso. Sì, ce l'ho il biglietto, figliolo caro. Giù di qua li ho fatti tutti, vero? No, non mi ricordo, aspettate. Buonasera. Ok, perfetto. Vediamo se Primeape riusciamo a portarlo. Vedi, qua si droga di esperienza almeno. Ok, fermi. Raiorn è ancora a livello 26, raga, è terrificante. Ho Somerang, ole, perfetto. Tra l'altro, raga, spero che Raiorn si evolva prima o poi, perché altrimenti non ce la si fa più. Muori, devi morire. Ok, perfetto, ci siamo capiti. Allora, perfetto. Primeape, affrontiamo questo, raga, che... ok, non so quanta esperienza posso... oh, vedete, livello 25, raga. Purtroppo abbiamo talmente tanta gente in squadra che l'esperienza si distribuisce anche troppo. E quindi non riusciamo, secondo me, a far salire i Pokémon abbastanza di livello. Quindi, per il momento, aspetto un secondo e vediamo un po' il da farsi. Ce n'era uno che non avevo ribaltato. Ok, perfetto, ci siamo. Graveler, Solar, Joe per Forbecco, no. Ok, perfetto. John Frog. Raga, merda e John Frog nello stesso episodio. Questo video andrà bene. Me lo sento, perché dopo aver visto due eroi non si può. Cioè, nel senso, ci siamo capiti, no? Allora, datemi una pozione e vi solleverò al mondo. Perfetto. Primeape, drogati un pochino. Olè. Questo video family friendly, incita alla droga. Guarda, ti stavo proprio per dare della puttana. Manco a farlo, guarda che Pokémon c'è. Ritorna. No. Dio! Maledetto, sei sempre tu, comunque. Ok, grande Clerc, sei un mito. Che MT è, ti prego, sparami. Petaludanza mi fa paura come mossa. Tu, ok, perfetto, tu sei una grandissima allenatrice. Turbo fuoco, muori. Tra l'altro, raga, sto Sidra sta aprendo i culi, però non so se arriverà alla Lega pronto psicologicamente. Cioè, il nostro team, a parte Ivysaur e Raiorn, forse, poi non so quanto possa essere all'altezza della Lega in futuro. Quindi, raga, io mi sto un pochino, ma giusto un attimo, cagando addosso. Allora, fermi, io non mi ricordo la strada, però di qua, se non sbaglio, c'è un tipo delle robe qui. No, io mi ricordo che... ok, perfetto. Qua allenatori non ce n'erano, quindi andiamo al piano di sopra. Giù di qua dovrebbero essercene... dammi il tempo... raga, non mi danno neanche il tempo di dire... potrebbero esserci allenatori che puntualmente... Per Forcorno! Cioè, spiegami come lo butto giù uno che mi fa 13 per Forcorno! E colpisce sempre poi. Kangaskhan. Va che non, io non ci credo. Guarda, Idro Pokémon. Raga, meno male che ho Sidra. Meno male che ho Sidra, è la mia salvezza. Sidra è la mia salvezza. Se non ci fosse Sidra, io questa Nuzlocke l'avevo persa ieri. Ieri l'avevo persa.
Poi magari farò qualche taglio per andare a curarmi, robe del genere. Cercherò di editarlo un pochino per renderlo comunque più godibile, potremmo dire. Allora, buonasera Snorlax, perfetto. Noto che il nostro Andonio riesce sempre... Dai, cazzo, idropompa, muori. No, tra l'altro devo mettere davanti... Cosa sto facendo? Io devo mettere davanti... Quanto cazzo mi ha tolto? Wigglytuff, perfetto, mi pigliano per il culo. Vai, Primeape, per il tuo momento. Fuoco bomba! Incornata. No, non devo far solo a raggio. Muori. Muori. Ok. Oh, aiuto, che paura. No, 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 fermo, fermo. Pozione. Ok, perfetto. Fuoco bomba. Oh, oh, no. Basta dormire! Oh, grazie. Cioè, veramente, io non lo so. Questo dormiva, raga. Letargo. I ghiri. I ghiri. Guarda cosa deve fare. Dove è finito? No, raga, è scomparso. Io non... Oh, fatemi capire sta cosa qua che io non riesco a comprenderla. Perché mi scompaiono i Pokémon? Perché scompaiono i Pokémon avversari? Io vorrei un trattato gentilmente dei miei iscritti su sta cazzata qua. Io sto facendo riccio scudo. Voglio fare solo la raggiola. Ok, raga, sto andando insieme. Grazie. Olè, Eteremax, perfetto. Ok, perfetto. Dai, non posso tornare indietro 400 volte a curarmi. Su, su. Vediamo di affrontare un po' di gentaglia. Vediamo di... Dove cazzo... Poi, raga, fatemi sapere nei commenti, vi ricordo, cosa ne pensate del distributore di esperienze. Io l'ho preso, però non è che mi convinca tanti... Guarda che se... Lo sapevo che mi dovevo colpire da solo. Lo sapevo che mi dovevo colpire da solo. Ghastly! Mandiamo Ivysaur, raga. Tra l'altro Ivysaur fra due livelli si evolve senza un motivo apparente. Ok, per tra l'altro sarebbe molto utile avercelo evoluto per la palestra, però non ce la farò... Aia, mi stava facendo un male boia. Charmander, mandiamo Primeape. Proviamoci almeno, raga, sarà finita. Solo a raggio... No, stordi raggio, tio. No, c'era proprio la mamma... La mamma infame. Hai la mamma infame. Ok. Caramella rara, sì! Sì, fermi. Fermi. Primeape è tutta tua. Vuole imparare l'imitazione? Attenzione, ma manco per sbaglio. Ok, perfetto. Come siamo messi a livelli? Siamo messi abbastanza bene, dai. Mettiamo davanti Ryan, che in teoria adesso dovrebbe esserci la battaglia col rivale. In teoria, poi in pratica non lo so. Sì, ok, adesso. Ok, proviamo a affrontarlo, raga. Io non sono sicuro. Tra l'altro, penso che in Pokémon Rosso Fuoco la scala fosse dall'altra parte, ma dettagli. Ok, Beedrill, livello 24. Iniziamo bene. Volo. Gelo pugno mi sa... Electrode, Bracer, no, minchia. Oh, oddio, Ivysaur è troppo forte. Cioè, raga, mi spiegate perché questo ha doppio, ha un doppio Electrode? Mi spiegate perché questo ha un doppio Electrode? Che culo di merda, miau. Non ho più mosse. Ok, perfetto. Questo Pokémon è diventato inutile. Non ho qualcosa per rivitalizzarmi, tipo. Oddio, no, c'è una pozione. Non mi serve niente, però. Ok, l'ho paralizzato. Non lo so, perché... Allora, preferisco lasciarlo... fammi... No, 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 c'è ghigliottina. No, no, raga, c'è ghigliottina. Buttalo giù. Ti prego. No, no, no. Ok! Ok. Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Che infarto. Questo con ghigliottina. Ma siamo impazziti. Allora, massaggiamo il capitano, ok. Per il prossimo episodio, raga, prenderemo tante di quelle botte contro l'Itsurge che io non oso immaginare. Ok, nave, vai via, ti prego. Perfetto, ok, siamo a 20 minuti di registrazione, qualcosa taglierò. Abbiamo ottenuto per questo episodio un altro strumento random e un Pokémon per il prossimo. Saremo a 6 Pokémon, il Pokémon sarà a livello 24, dovremo affrontare Litsurge. Voglio spararmi nella trachea. Detto ciò, ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così, vi invito come al solito a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti tantissimi suggerimenti per quanto riguarda lo strumento, il distributore esperienza, i pot, insomma, qualsiasi cosa. Poi, che altro, passate dai social, premete la campanella per ricevere i feed e noi ci becchiamo in un prossimo video.